Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 21esima puntata della serie Geyserberg. Oggi siamo qui con. Ci sono già tutti. Allora ragazzi, abbiamo deciso che dobbiamo darci una botta, quindi diamoci una botta perché. Uno, la tiriamo avanti da troppo tempo con la legna. Due, Simo vuole trebbiare e quando Simo vuole trebbiare non c'è niente che lo possa fermare. No, davvero, stiamo andando avanti. Larry di prima. Metto Vabbè. qui perché il gioco è qui su. Buona Forse. fortuna, eh. Eh? Buona fortuna. Ah, io ho ancora calma, mi ci metto. Ma ti ci devi mettere anche con che cosa più della calma. Vabbè, gli bestemmio quando, che devo fare? A chi? A Grego? Pure. All'uratori. Anche Grego mi sa. Quando monti sul trattore, blu vedi perché. Ah, ci sta già, ci sta? No. C'hai chiavi perché? Sì. Aspetta che te le leo. No. Sai che è? Che è? Io questo qui, sai che faccio te? Lo metto un attimo ecco sopra, così. Proprio il mio. Capito? Dove sarà il mio? Qui pure è un faccia di schifo, no? Che non fa lo pieno sui mezzi, no? Per Vincente, Giuseppe. chissà che c'è sulla destra, la rinella. risurrici petreso. Chi è il Petraverso. Che sorriso? E i sorrisi sarebbe tipo i topi per traverso, non so cosa intende Simo. Perché se per longo non c'è bocca andrà a destra, che ne so. Povero Greco. È un bravo ragazzo. Un po' fuori di testa. Quando se pare un bravo ragazzo. Com'è quella canzone? Sono un bravo ragazzo un po' Sono un fuori di testa. ragazzo Una un roba. po' fuori di testa. Non Lascia l'ho mai tutti i sentita però. mezzi senza nafada. Siete un po' come momenti la settimana scorsa ci rimaniamo noi. Abbiamo la macchina che non esce mai dallo stabilimento, mai. Ci facciamo gasolio con le taniche. Ogni tanto riempiamo le taniche quando siamo col furgone, tipo abbiamo 4, 5, 6 taniche. Abbiamo circa 100, 120 litri di gasolio. Ma basta, per quanti mesi basta? No, per poco, perché abbiamo. Non so dirti se una settimana o circa. Perché. Ma con una macchina sola, no? No, ci facciamo. Abbiamo una piattaforma a gasolio. Adesso, prima ne avevamo due. Abbiamo una piattaforma a gasolio, abbiamo il muletto. Cioè. Ci abbiamo di roba. E quindi, vabbè. Facciamo a gasolio con le taniche. La settimana scorsa, partiamo, cioè, avevamo fatto un po' di gasolio, era tipo metà. Chat vuota, cosa vuol dire? Sono mutato, ci sta. Ok. Niente, a una certa ci. Ma ci sono due tacchette, diciamo, ok, dobbiamo fare gasolio, va bene, poi lo facciamo. Poi passa qualche giorno. Una tacchetta. Passa qualche giorno, una tacchetta. Dobbiamo fare gasolio, stasera quando. Sì, stasera facciamo gasolio. Passa oggi, vengo domani. Il giorno dopo, una tacchetta, stasera facciamo gasolio. Sì. Il giorno dopo si accende la spia della riserva. Oh, adesso dobbiamo fare gasolio. È passato ancora quella sera. Il giorno dopo, mettiamo in moto con la spia. Adesso siamo in ritardo, non possiamo. Siamo andati a fare un lavoro in reparto. Poi siamo saliti. Abbiamo visto che era in riserva perché c'era la spia, suonava la macchina, c'era di tutti i colori. E fa, no no, facciamo gasolio che sarebbe troppo una Che brutta figura. meglio. Cioè, ti immagini rimanere a piedi con la macchina dentro lo stabilimento? Cioè, che figura ci fai? Ma c'è sta chi il mappe. Ben mi è capitato. Uno, un amico di Cristo, si vedi io plumare, no? E praticamente c'è tacchette, si moriva di io una tacchetta segnava l'uscio. Io gli ho detto metti benzina. Ti hanno visto? 5 5 euro. 5 euro? No, te c'è pure il culo con questa macchina. ci sta chi lo fa, eh. La Golf 7? Ti fa maledetta di coglioni, povero. Si dice 5 euro. La macchina quando Sì, scende. però qui per i night spendi. La benzina no, non gliela metti per una macchina, va bene.
Questo gli dà coraggio. Come gli dà coraggio? Vai, stupido. Ah. Che fai? Non metti 20 euro? Ma dai, vai. Ma sulla mia macchina da quando l'ho comprata non l'ho mai vista la riserva. Non ho mai, manco mai visto meno di un quarto. Forse una volta meno di mezzo. Quando è a metà io faccio caso, anche meno. Cioè anche No, di più della io metà. quando è arrivato lì, sta riserva, pago io, metto 20 euro, via. In teoria con una settimana e 4 giorni, finisce Io tante volte sono ben. rimasto secco Tanto qua. io lo pago, sempre cotunno, capito? Cotunno. Io con la moto sono rimasto tante volte a secco, cioè tante. Due sicuro, forse anche tre. Perché vabbè, nella moto non me lo segnava, manco la riserva mi segnava. Cioè, non ti diceva mai quanta benzina avevi. Neanche quando entravi in riserva, niente. Quindi era un po' difficile. Gli aveva senso. A volte, delle volte me la sono rischiata arrivare, cioè, arrivare al distributore abbastanza contato, delle volte sì. Ma non con i mezzi miei, con i mezzi dove lavoravo prima. No, nessuno ci faceva mai gasolio, toccava sempre farlo a me gasolio. Esci, fai gasolio. Vabbè, ma potevi farcelo pure tu. Sempre a secco me li trovavo quando li dopravo. Poi ho cominciato a doprarmi sempre il mio, quindi facevo prima. Ci facevo gasolio, ma lo usavo e via. Che miseria, gli avagimo, ecco. Buonasera. Ciao Grego. Ah, Da quanto ciao tempo è Grego. che sei qua? Ah. Adesso? Che si dice Grego allora? Ah, Nulla di interessante attualmente. quando è che vai in Che montagna, hai ci sta deciso? la benzina su Lamborghini, Grego? Eh? La benzina ci sta su Lamborghini? Sì. Sei sicuro? Camise, che sta qua fa? No, Ieri l'ho messo sul carrellone. oggi era sceso già, eh. Perché devo caricarlo. Ma se ce l'hai messo sopra, non lo devi caricare. No, ho portato sul carrellone. Ah, ho capito, l'ho messo sul carrellone. Sospiri di gioia, di cosa sospiri? No, che boh, che non sto tanto bene in realtà. Cos'hai? Cos'hai? Ah, siamo in puntata, eh. Ciao a tutti. No, sono 2 giorni che ho mal di pancia. Ma Queste dillo a me che neurologiche. mangio 3 kg di macedonia ogni giorno. Alla sera mi mangio 3 kg di macedonia fredda di frigo. Sai come dormo bene la notte? No, a parte gli scherzi, io non ce l'ho mal di Mal pancia. di pancia. Aspetta, Hai mica il ciclo, Greco? Ah. Capisco. È periodo questo. Com Ah. come cazzo? Greco, tu per caso c'hai i surici per traverso sulla testa? Ah, Non Non penso. conosco questa parola. Non penso perché fa ulasico. Non penso che. No. Premulici! Premuli. Sai quando è che non lo sento più? Perché noi? Ogni tanto mi chiama. Chiama, che ti dice? Sono rotto la trincia. Bravo, Gesuito! Rompi la trincia! Ce Anche Greg l'ha ogni tanto ti la chiamava. Poi l'ho trincia. sottordato. Non la chiamato più. Come? Premuli che tu sai, Iren. C'ha la trebbia? Secondo me no. Non lo so. Andrebbe a Che c'hai chiederglielo. su? Che c'ha? C'ha l'allevamento? Guarda, è stato qui tanti anni, ma Anche. non sono mai riuscito a capirlo qual è il suo problema. Trattori, pressa, falciatrici, sicuro. Le vacche, Caro credo abbia. miscelatore. Ma non Mi credo abbia la trebbia. Giovanni lo sono incontrato a Bologna, mi pare. Ti dico pure il. Vabbè, di fuori c'era lì c'è un tir di fuori. Tra un badiglione e un altro. A questo punto mi sento chiamare. Simo! Simo! Ma che cazzo è? Ti vedo premuni con lo zainetto. Ma Dacubota. non è che io chiamo a farming 17, eh? Capito?
e boccava su TS che ho da non bocca più. Chissà quello che ce la fa. Quando ti chiama, digli un po' che entri magari qualche volta. Glielo so detto, ma non c'è l'Uden. Mo lo chiamo. Ce l'avrò ancora il numero. Mo c'ha altre cose a cui pensare. C'è un figlio. Non può star pensando male, capito? Io l'ultima volta che l'ho sentito mi fa che c'aveva un figlio. Ma sì, ma tutte queste stronzate solite. Cioè no, l'ultima volta no, però una delle ultime che l'ho sentito mi fa che avevo un figlio. Cioè che no, che aspettavo un figlio, non che ce l'aveva. Occhio, porca di quella. Metti a fuoco la foto, non solo la stufa. Una roba che hai scritto tu. Metti a fuoco la foto, non ho capito. Sì, dopo troviamo un messaggio e te lo ridico. Ridillo. Ma come mi delizio, ecco io. Porca. Paletta. Con gli spudi. Con le stemmie, adesso. E no, aspetta, di cosa stavamo parlando? Ah, sì. Che stavi dicendo a lei, ma t'ha visto con lo zainetto? Sì. Ah, e dicevi, non mi sembrava? Di... Stavi dicendo come ti è sembrato. Ci abbiamo parlato un po' di... Un po' di quello, un po' di quell'altro. Come che... io stavo con Nitro, no? Che stava a trattare una presa della Leli. Una fresa della Leli. Di 4 metri. Che la doveva attaccare con la seminatrice. Quindi gli stava di sta cosa. Se poteva fare, se non poteva fare. Intanto che io stava a parlare di sta cosa, io stavo a parlare con Premoli. Che mi stava a dire che era visto un vente, non so se è un 7-14, un 7-3, un 7-16, no, boh. E mi stava a dire queste cose, 7-24, non mi ricordo di preciso, e mi stava a dire queste cose, dandomi mi diceva che doveva fare movimenti, e si sono parlato un po' di tutto. Vedo? Niente di no. Ogni tanto a parlare ci potevi anche fare qualche mezzo discorso serio con lui. Non era niente di troppo complicato, nulla di troppo complesso. Perché, ok, però qualcosa lo sapeva, cioè per carità. Ma il problema era che ci infilava in mezzo. Cioè quando poi boiate. Sì, infatti si inventava, cioè quando tirava fuori cioè ci parlavi anche magari bene con lui, però quando poi cominciava a tirare, cioè che stacco sta cosa, a tirar fuori delle cose che sapeva anche lui che non potevano essere, cioè gli dava fin fastidio sentirle. È quello che mi faceva arrabbiare, perché dai, che ora tu sia così scemo da non capire che da solo, che io non ci arriverei mai a pensare che... Cioè, ora non me ne vengono in mente, ma diceva delle cose che non so neanche come facesse a pensarle. Tipo cenava alle 5 di pomeriggio. Ma no, ma quello ci può stare. Era strano, ma quello lì è normale, cioè, ci può stare. Se poi devi alzarti di notte, vai a dormire presto. Ma dice, cioè, diceva delle cose a volte che... Era... È roba grossa. Dicevi, ma come... possibile che il cervello umano riesca a pensare a delle cose del genere? Fallo un po' fa. Ai. Mi tengo all'omoco, posso spendere un coso? Ma amico Gregorio? Ah, è andato a fare il pieno? No. Sì. No. Che stai a fare, Grego? Sì, il pieno. Perché io con tutto l'arco sono andato ad attaccarli tutti storti, ecco. Tra l'altro, porca miseria, guarda. Già che ci sono, lo faccio anche al New Holland. Vabbè. Al Neoland. Il New Holland. Oggi su Automoto
hanno fatto uscire il video del T8. Del T8 fast, smart track, quello lì. Con l'ho visto, l'ho messo in guarda più tardi. Poi bello, dai. Bello, insomma. No, si vede che non è il loro mestiere parlare di trattori, però insomma non l'hanno fatto male. Una volta l'hanno fatto anche per lo Scania S73, S650. Sì, ma no, poi tipo... Certe volte fanno queste cose, tipo parlano di furgoni, di camioncini, così. Ma quello di auto... C'è uno di automoto che è in gamba a parlare di furgoni, c'è tipo... un po' di barba. Ah, ma c'è gente furba lì. No, lui... No, non è di automoto, è di omnifurgone, scusa. Ah, omni... Vabbè, omnifurgone è fatto apposta. Sì, sarebbe Omni Auto lì, Motor 1, Motor 1. Motor 1. È una divisione però... di un canale che si chiama Omni Furgoni e c'è solo lui che fa furgoni. E lui è bravino, secondo me. Bravo, secondo me. Comunque ho visto la Drag Race, Grego. Ieri sera guardavo un video di Drag Race tra Sprinter 316. Quindi 163 cavalli, posteriore, cambio 9 G-Tronic lì, come si chiama? 9 G-tron o 7 G-tron, no, 7. Non lo so. O 7 o 9. Cambio quello lì, automatico. Crafter 177 cavalli, cambio manuale. E Ford 100 360 e 170 anche lui, cambio manuale. Beh, mi dirai, lo Sprinter è avvantaggiato per il cambio. E infatti ha fatto primo. Secondo il Ford e terzo il Volkswagen. Non l'avrei mai detto. Io pensavo che arrivasse. Ok, col cambio automatico era un po' imparziale. Ma fosse stato cambio manuale, avrei detto che sarebbe arrivato prima Volkswagen, poi Ford e per ultimo Mercedes. Conoscendolo, avrei detto così. Che poi il cambio faccia tanto, lo so, però non mi aspettavo il Volkswagen per ultimo. Dici che non ha tutto sto motore? Ma io per il Volkswagen che ci abbiamo noi, che è un 150 del 2000, 150 cavalli per l'appunto, ha del un motore... Del 2000? No, è 2000 di cilindrata. Ah, ok. 150 cavalli e ha un sacco di coppia, lo senti che è una cannonata quel motore. Infatti dico, ma scusa, il 177 dovrebbe incollarti. Pensa al 200. Ma il 200 Crafter non lo fanno, fanno 177 massimo, 140 e 177 tipo. E che comunque ho scoperto che in teoria il Crafter, scusa, lo Sprinter costa, come prezzo, costa meno di un Crafter, per dire. Cioè come fortuna è abbastanza cheap. Io non pensavo che Mercedes costasse meno. Cioè ora del Ducato non credo proprio, però. Vabbè, ma Mercedes costa poco, ma guarda come, cioè, se lo compri base ti arriva praticamente una scatola di lata. Però è sempre se un poco, Mercedes, Se poco poco ci metti. Guarda che il classe A lo prendi base, ma di base quanto sono? 30.000 euro parte più o meno? Sì. Penso che. Vai. Con quei soldi ci prendi il furgone. Ma... Beh, però comunque tipo... Il classe A è un conto, è una macchinina richiesta che va di moda. Il furgone, se lo prendi base, non ha niente dentro. Non c'era la radiolina, non c'era neanche il computer, credo. Ma forse lo Sprinter nuovo ce l'ha l'infotainment piccolino. Poi se ci metti tipo tutta roba interessante così, probabilmente raddoppi e anche oggi il prezzo. Che forse su Volkswagen, non lo so, ma vedendo. No, anche Volkswagen forse anche peggio. Il Crafter base è una schifezza. Cioè noi il T6 è abbastanza base. Di buono c'ha, vabbè, il 4Motion, l'infotainment. È un optional quello. Sì, nel senso, però è un pacchetto che ti dà... tipo modalità sterrato, qualcosina di quella roba lì, no? Tipo discesa controllata, qualcosina di quelle robe lì. E c'ha, vabbè, esterno c'ha tutto, perché poi c'ha i fari Xeno, c'ha la fendinebbia, tutta quella roba lì ce l'ha. Ma dentro penso che di optional ha solo i braccioli sui sedili, l'infotainment
migliore che c'è col navigatore. Se è cascato un tappo. Mo per pigliarlo voglio vedere. In teoria le uniche cose che ha sono quelle, eh. Il resto è base base. Non c'ha cruise control, non c'ha niente. Mi senti? No. Sì. E il Ford? Il Ford? Ford non lo comprerò mai più. Il transit ambulanza. Non lo so. Non ne ho sentito parlare bene, sinceramente. Io l'ho visto ieri a una gara di ciclismo. Erano seguiti da un transit, quello nuovo. Come si chiama? Sì. Transit ambulanza. Sì, quello grande. Sì. Ne ho sentito parlare bene, sinceramente. Devo dire la verità che ne ho sentito parlare bene. Ma da te lo Sprinter era l'unico con le gemelle con le gemellate dietro? Ma non ce l'ha le gemellate dietro, credo. Mi hai già chiesto una volta. Ah, posto. Che strano, però. Vabbè, no, che strano. 35 mentali, E non ce l'ha nessuno dei tuoi? Di quelli che ci sono là? No, perché sennò guarda che ti serve la patente superiore. Ti serve. Cosa ti serve? La C per guidarlo. La C non c'ha quasi nessuno lì dentro. Ce l'avranno in. Boh. Ma neanche 10 su tutti gli autisti che ci sono. 5. E quanti autisti ci sono? Una ventina ci sono, in teoria. Autisti, io parlo di autisti emergenza, Cosa? None! Lo so scaricato. Cosa stai canticchiando? Sweet but Psycho? No. Ma era Samu che canticchiava? No. Era Thorn. Ah, giusto. Oh no. Ci sono talmente bravo che ci danno copyright. Magari. Ti assumerei. Oh, she's sweet but a psycho. Canzone Cycle. Mi piace la bicicletta. La bicicletta. È dolce ma bicicletta. Vado a farmi in giro. Sei andato in giro oggi? No. Bravo. No, perché sono 2 giorni che non sto bene. Ah, giusto, hai detto. Ogni volta che mangio mi viene da... Non è che hai preso il coronavirus. C'è mangio poco. Ti sento palo. Sì, ma da ieri a pranzo proprio mi è venuto male alla pancia. Dopo pranzo basta, vomitato tutto. Le patate con l'insalata. Patate fritte? No, al forno. La rugiorno? Ieri mi è venuto. 3 giorni fa? Un mese scorso che si è mangiato. Non è che si è mangiato che quello di zuccherino. L'ho capito. C'è sta una cosa? Una mod? No. Un cibo? Un nome che ti aiuta a livello dello stomaco. Però non me lo guardo come si chiama. Ma che era medicina? No. Non è medicina. Ma ti aiuta in che senso? Diciamo te fagli del corpo, bene. Ah, le prugne. Le prugne? No. Aspetta, fammi pensare che dopo te lo dico. Le verdure? O Zantac? No. Salvelox? No, non lo so io. Aspetta. No, è l'Asix. Le scarpe Asix. No, L-A-S-I-X. Ogni volta che io quando facevo. Il quando Jeffer, lo facevo. Cos'è? Quando l'Asix. No, dicevo Simos. Ah. Quando lo facevo per lavoro, quel mestiere lì. Ogni volta che soccorrevi un anziano, che ovviamente devi prendergli sempre le medicine, in tutti c'era l'Asix. E allora capivi. No, sto scherzando. No, non c'entra niente, però. L'AS può sembrare lassativo, quindi peccato che vabbè. Quindi ragazzi, direi che per questa puntata è tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Scusate se vi abbiamo fatto letteralmente in questo fine puntata, però da Dan Simo e tocca a posto.
Grego. È tutto. Ciao a tutti. Ciao, ciao.